Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Cucina col Pazzo. Oggi facciamo la colomba pasquale. Ecco gli ingredienti: 500 g di farina, 170 g di zucchero, 200 g di burro, 5 tuorli a temperatura ambiente, più serviranno 2 albumi per fare la glassa, 100 ml di acqua tiepida, 20 g di lievito di birra, aroma di vaniglia, pizzichino di sale, buccia di un limone, mandorle e per guarnire serviranno granella di zucchero, più io farò la crema pasticcera per riempire, però potete usare anche canditi o l'uvetta. Come prima cosa andiamo a fare la nostra biga, prendiamo 100 ml di acqua tiepida, ci andiamo a sciogliere i nostri 20 g di lievito di birra e intanto ho già pesato 145 g di farina. Vado amalgamare per bene e poi andrò a unirlo alla nostra farina. Ecco, adesso vado ad unire alla nostra farina anche per bene e vado a impastare fino a formare una palla omogenea. Ecco, il nostro impasto è pronto, vado a farci al centro una croce, così, chiudo con la pellicola, ecco fatto, e vado a mettere prendo una ciotola più capiente con dell'acqua tiepida. E ci vado a mettere il nostro impasto e dovrà stare così fino al raddoppio del volume, ci vorranno circa 30 minuti. Eccoci, sono passati 30 minuti, la nostra pasta sta ben lievitando il nostro lievitino. Ora andiamo a fare l'altro impasto. Prendiamo la farina rimasta, ci andiamo ad unire lo zucchero, i 5 tuorli e lasciamo un albume da parte che servirà per dopo per la glassa. Ci mettiamo la fialetta, l'aroma di vaniglia e andiamo ad metterci anche il nostro burro, che sono i 100 g di burro che li ho appena abbiamo spezzettato il nostro burro, andiamo a metterci la buccia grattugiata di un limone. E mettiamo anche un pizzichino di sale e andiamo ad impastare. Mentre sta girando, andrò ad aggiungere un po' di latte a filo. Adesso che il nostro impasto si è ben amalgamato, vado a prendere il lievitino dall'acqua e lo vado ad unire al composto e gli do una mescolata. Con il nostro impasto è pronto, risulterà appiccicoso e ora lo andiamo a far lievitare per un'ora dentro il forno spento. Ecco, sono passate circa un'ora e ora vado ad aggiungere all'impasto 50 g di burro che ho semisciolto e faccio girare per 15 minuti. Passati 15 minuti che gira il nostro impasto, lasciamoli lievitare per 3 ore e mezza. Eccoci, sono passate circa 3 ore e mezza, vedete il nostro impasto è ben lievitato e adesso andiamo ad unire gli ultimi 50 g di burro rimasti e andiamo a impastare. Ecco, il nostro impasto è pronto, vado a prendere una forma per colombe, quelle di carta o oggetta, o potete se avete la teglia. Io, siccome il discorso la riempio con la crema pasticcera e la metterò all'interno, però se ci mettete canditi o l'uvetta o altre cose, le mettete quando mettete l'ultimo burro. Allora, io ora che vado a fare? Vado a prendere l'impasto e vado a mettercene circa metà e lo vado a livellare bene in tutta la teglia. Adesso, con l'aiuto del sac à poche, vado a mettere
la mia crema, lascio un po' di bordo per evitare che fuoriesca durante la cottura. Adesso che abbiamo riempito la crema, vado a mettere l'ultimo impasto che è rimasto. Lo vado ad adagiare con un cucchiaio per far aderire bene anche nei punti dove è più stretto. Ecco, ho messo la colomba nello stampo, ora la lascio lievitare per altre 3 ore e poi faremo la glassa. Eccoci, la nostra colomba ha lievitato fino al bordo. Adesso andiamo a fare la glassa che metteremo sopra la nostra colomba. Ho preso 25 g di zucchero e vado ad unirci un albume e ne andiamo a montare leggermente. Eccoli, il nostro albume zucchero non dovrà essere proprio montato, deve avere questa consistenza. E adesso con l'aiuto di un pennello lo andiamo a spennellare sopra la nostra superficie. Quando abbiamo messo la nostra specie di glassa, vado a metterci sopra la granella di zucchero e a piacere qualche mandorla. Ecco, ora metto qualche mandorla e intanto accendo il fuoco, modalità statico, per a 190 gradi. Adesso andiamo a infornare la nostra colomba a 180-190 gradi per 40-45 minuti. Ed ecco a voi la colomba, pazzo e mangiato.